Prima ha detto a Roma l'acqua non è pubblica, pensa che siano stati disattesi degli impegni presi in campagna elettorale? No, ma io facevo l'esempio perché c'era stata l'emergenza idrica, non era una critica o come dire un'invettiva contro altri sindaci che non mi permetto mai, era una valorizzazione di quello che è accaduto a Napoli. Siccome abbiamo tutto sofferto e siamo stati solidali con Roma, con Lazio, che ha avuto un momento difficile con il lago di Bracciano, lì l'emergenza l'ha gestita ACEA. Qui la crisi la gestisce il comune, con acqua bene comune. Io credo che tutti hanno disatteso il referendum dell'acqua pubblica. Noi diamo grande importanza al popolo, che non è populismo, è il rispetto della Costituzione. Nel 2011 27 milioni e mezzo di italiani dissero che l'acqua doveva essere resa pubblica in tutto il territorio nazionale. Solo Napoli ha mantenuto fede a quella volontà popolare. Questo è un dato, sono passati 7 anni e quindi questo è qualcosa che ci riempie di orgoglio e fa di Napoli una città assai diversa in un contesto in cui si privatizza, in cui si fa cassa attraverso la svendita dei beni comuni. Noi continuiamo a resistere.